E gli aspetti tecnici quali sono invece? La scheda è nata da un lavoro sinergico tra neuropsichiatri infantili e psicologi dello sviluppo e quindi l'utilità della scheda è quella di poter individuare degli indicatori di vulnerabilità, perché la scheda serve a individuare la vulnerabilità, non necessariamente a definire la patologia. Tende ad essere uno strumento da poter condividere anche con operatori differenti, quindi da colleghi pediatri per esempio che si occupano dei bambini, a insegnanti, operatori di nidi e tante altre figure che ruotano intorno al bambino. E dal punto di vista più tecnico, la scheda è suddivisa, va da 0 a 24 mesi, è suddivisa per fasce di età, dunque c'è una fascia 0-6 mesi, poi 7-12, 13-18 e 19-24. Per ciascuna domanda ci sono tre risposte e poi il punteggio ottenuto tende a quantificare l'entità dei segni presentati dal bambino, quindi un indicatore proprio di vulnerabilità, e dopodiché ci sarà un'analisi qualitativa, che è quella più importante, che sarà anche necessaria per i suggerimenti o comunque le modalità di abilitazione, laddove servissero, da utilizzare rispetto a quel bambino.